43esima edizione del Giro Friuli Venezia Giulia, gara a tappe internazionale per amatori, qui a Tavagnaco la partenza della prima tappa. Eccoci con le immagini pronti nell'area partenza del centro commerciale Friuli qui a Tavagnaco per la 43esima edizione del Giro di Friuli, gara internazionale a tappe per amatori, presenti varie nazionali molto importanti come quella del team Doha del Qatar, poi team della Slovenia, della Croazia e dell'Austria, corridori molto forti per questa gara a tappe. 5 tappe molto impegnative, le prime due dedicate ai velocisti, poi terza e quarta tappa con arrivi in salita e nelle Dolomiti friulane e poi il grande finale qui a Tricesimo in provincia di Udine. Immagini bellissime da partenza, testimonial della gara di questa edizione 2016, testimonial di questa edizione 2016, vincitore di due Giri Italia, Gilberto Simoni, che ha voluto onorare la grande organizzazione di Nevio Cipriani, presidente del comitato organizzatore da oltre 20 anni, organizzatore del Giro del Friuli. Vediamo una grande organizzazione e qui dal centro commerciale Friuli con il via da Carlo Simonetto, direttore del centro, e con tutta l'organizzazione prende il via questa edizione 2016. Una tappa per velocisti, una tappa veloce che porta da Tavagnaco a Dolegna in Coglio, 92 km 200 metri, una tappa molto veloce e piatta con un circuito finale di 3 giri che da Dolegna al Coglio porta Albana, Prepotto, Poianis, poi Craoretto e Venco Lonzano e infine Dolegna al Coglio, l'arrivo nella zona di sede della cooperativa vinicole, una zona veramente ricca di prodotti di alta qualità qui a Dolina del Coglio, e per questo il sindaco e il suo consiglio comunale, il sindaco Diego Bernardis, ha voluto qui il Giro del Friuli, un evento importante a livello internazionale e nazionale, la gara a tappe per amatori più importante, e quindi una grande vetrina per la regione del Friuli Venezia Giulia con il suo territorio, i suoi prodotti. Qui momenti di gara importanti, attacchi e contrattacchi, un inizio veramente con una media altissima, anche i corridori del Doha Team in evidenza, il team System Car molto agguerrito anche per la classifica generale, molti corridori veramente i più forti a livello nazionale per quanto riguarda gare a tappe e salite qui presenti, e siamo sempre con le varie fasi di gara, siamo ormai sul circuito quello finale, dicevamo 3 giri, velocità alte, media veramente importante, corridori all'attacco e in fuga. In questo momento il gruppo cerca di recuperare e di chiudere sui fuggitivi, non è facile perché il percorso si adatta comunque agli attacchi anche se è un percorso molto veloce. Qui vediamo sempre varie fasi di attacco da vari corridori che cercano di sganciarsi, si creano gruppetti al comando della gara. Qui siamo nella località di Lonzano, ci stiamo portando verso il traguardo, passaggio sotto lo striscione d'arrivo con traguardo volante. Dicevamo, siamo nella fase finale, Lonzano è la località che precede Dolegna al Coglio. Qui ancora una fase importante di gara con un gruppetto all'attacco all'interno corridori del team Doha che cercano la collaborazione con gli altri corridori. Siamo nella prima tappa, è ancora
solo l'inizio di questo Giro del Friuli. Fasi di controllo da parte del gruppo, cercano di recuperare sui fuggitivi, si portano in questo momento al comando due corridori in solitaria, sono Otter Muggia e Luca Lai che allungano, e qui siamo proprio nella fase finale, nello sprint finale, ed è Luca Lai che sulla ruota di Otter Muggia cerca di anticipare e di vincere questa prima tappa, ed è proprio Luca Lai che va a vincere con un grande sprint questa bellissima tappa e anticipa un grande Michele Pittacolo dell'Ale Cipolline Galassia, allora, che vince la volata del gruppo. E qui andiamo a sentire adesso il protagonista della prima tappa del Giro Ciclistico Internazionale Friuli Venezia Giulia. Congratulazioni, bravissimi, complimenti ovviamente a tutti i partecipanti e un saluto da parte dell'amministrazione idolegna del Coglio. Qui siamo qua con Luca Lai, vincitore di questa tappa. Innanzitutto, com'è stata e qual è l'emozione? Ma siamo partiti subito forte questa mattina, abbiamo fatto i primi 50 km molto forte, su e giù, abbiamo passato i primi due strappi, diciamo, in fila indiana, poi arrivati qui nel circuito c'è stata subito una fuga di 10 corridori, noi avevamo Buso Pietro dentro, il gruppo si è messo di buona datura finché siamo andati a riprenderli all'ultimo giro. Ho provato una volta quando mancavano 12 km all'arrivo, mi hanno ripreso, a 9 km c'è stato un po' di rallentamenti, ho riprovato, mi è venuto dietro il ragazzo della Franco Gomme, non ha collaborato per i primi 3 km, poi siamo andati a cambi regolari fino all'arrivo e in volata lui è partito lungo, sono riuscito a saltarlo e mi è andata bene. Domani c'è da difendere la maglia? Ma domani inizieranno le giornate dure, c'è da difendere la maglia, c'è da un po' più di strappi e quindi da domani poi la storia sicuramente cambierà. Siamo col sindaco di Dolegna del Coglio, Diego Bernardis, qui arrivo della prima tappa, si è conclusa questa giornata. Una giornata molto piacevole e siamo orgogliosi e felici di aver ospitato questa prima tappa del Giro Ciclistico Internazionale Friuli Venezia Giulia. Per noi è un onore e un piacere. Auguriamo ai corridori un proseguio di Giro del Friuli Venezia Giulia altrettanto valido e altrettanto soleggiato, visto che siamo stati premiati anche dalla giornata, e daremo appuntamento a prossimi giri sicuramente qui nel Coglio, perché noi siamo terra ospitale, terra di grandi vini, terra di buon mangiare, buon vivere, e quindi per noi è fondamentale dare una buona impressione. Bene, grazie intanto e complimenti proprio anche per l'organizzazione. Grazie mille, e i complimenti vanno fatti ovviamente a chi ha organizzato questo giro ciclistico, questa 43esima edizione, e ovviamente a tutto lo staff che ha coordinato e collaborato per renderlo al meglio come giro, diciamo, piacevole e fantastico. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa prima tappa qui a Dolegna in Coglio con la vittoria di Luca Lai, come abbiamo visto, arrivo in fuga, gruppetto subito alle spalle, domani partirà la seconda tappa, quindi pochi secondi di vantaggio e tutto è ancora in gioco. Siamo qui con Sara Monetti, la miss del Giro del Friuli, facciamo un grande saluto e intanto complimenti Sara. Un saluto a tutti gli amici di Bike Show, un bacio. Can read your mind. I see your skin turn red when you lie. If you don't wanna tell me nothing, then you can go straight to hell. Now I'm gonna tell you something.
E abbiamo visto queste prime immagini, siamo pronti qui a Dolina del Colio col sindaco Diego Bernardis, il testimone di questo Giro Friuli, Gilberto Simoni, il presidente del comitato organizzatore Nevio Cipriani. Siamo alle fasi di partenza, abbiamo visto il consiglio comunale proprio di Dolegna anche presente proprio in blocco per testimoniare l'importanza di questo Giro Friuli. Siamo con le immagini bellissime della partenza in questa località veramente molto bella, una località prestigiosa per quanto riguarda i vini e l'agricoltura. Siamo sul confine con la Slovenia e in questa seconda tappa ci si porta da Dolegna al Colio a Maniago, altra cittadina del Friuli molto importante, dove risiede anche il museo della forbice, del coltello. Qui l'azienda prestigiosa e storica ha creato veramente una zona importante sul territorio, oltre che storica per il suo castello, e una località veramente molto bella anche quella di Maniago. Siamo nelle fasi iniziali di questa tappa, dicevamo Luca Lai, maglia rosa, leader della classifica generale, seconda tappa da Dolegna al Colio Maniago per 88 km, una tappa dedicata ai velocisti, ma anche qui gli attacchi non mancano, sempre in grande evidenza il team del Doha, del Qatar, ma c'è grande controllo nel gruppo, si vuole arrivare allo sprint finale e tutti i migliori velocisti vogliono giocarsi anche questa seconda occasione. Nelle prime posizioni della classifica generale Luca Lai, Otter Mugia, poi Gava Maurizio, Michele Pittacolo, Buso Pietro, Federico Costa, Janez Zupanic, e Davis Uliana, e Luca Stabile, Lei Gregor, dicevamo presenti rappresentative straniere per questo Giro del Friuli internazionale, una grande organizzazione con motostaffette della Polizia di Stato e le motostaffette anche del gruppo di Bagnara Imola Motoclub Pit Stop, poi presente anche come servizio radio corsa il team Anna Neri, poi speaker ufficiale Mario Cestaro e direttore di gara Giampiero Bonato, grande esperienza e sicuramente una gara molto importante per quanto riguarda il circuito internazionale per gli amatori. Fasi di gara, qui passaggio sul tagliamento, ci si avvicina a Maniago in questa bellissima località, un arrivo in leggera, in falso piano, in leggera ascesa proprio negli ultimi 200 metri e vedremo chi sarà la ruota più veloce di questa seconda tappa. Momenti e fasi importanti di gara con vari attacchi da parte anche del team System Car, team Lombardo, qui ancora corridori del team Doha che cercano di sganciarsi, di anticipare il gruppo. Vediamo che si forma un terzetto al comando, ma il gruppo vediamo proprio è a poche centinaia di metri, 5 corridori al comando, cercano di allungare, ma tutti i vari momenti, le varie fasi, i vari attacchi verranno ripresi proprio nel finale, a 6 km dalla conclusione. Ci sarà gruppo compatto e pronti per lo sprint finale. Altri passaggi bellissimi in questa località, in questa zona che porta a Maniago, come dicevamo, si attraverserà nel finale paesi come Gradisca, Rivis, Turida, San Odorico, Dignano, Spilimbergo, Istrago e poi Sequals, Colle fino
allo sprint finale. Qui siamo proprio sul rettino arrivo con lo sprint finale e la volata vincente, quella di Maurizio Gava, che va così a vincere questa bellissima volata, una caduta ai 30 metri, ma niente di grave, solo escoriazioni e botte. Ma andiamo a sentire proprio il vincitore di tappa. Seconda tappa del Giro del Friuli Internazionale per Amatori, vincitore Maurizio Gava, oggi un grande sprint, una gara con una giornata bellissima, come è stata? Ma è stata una corsa controllata dalla mia squadra fin dalla partenza, perché ci tenevamo a arrivare in volata. Ieri purtroppo sono arrivati in tre davanti, ho vinto la volata del gruppettino, è un periodo che sto particolarmente bene, quindi oggi ci tenevo a far bene, anche perché arrivavo vicino a casa e quindi e niente, insomma. Uno sprint con un arrivo leggermente, un falso piano in salita che poteva ingannare. Arrivi così sono un po' difficile da interpretare, perché se parti troppo presto io ho cercato di farlo in rimonta e mi è andata bene. Adesso si aspetta l'arrivo finale tricesimo, dopo due tappe, saranno due tappe dure. Per me domani sarà una tappa durissima e pure sabato, e speriamo di fare il bis domenica. Siamo qui con l'assessore al turismo di Magnago, Cristina Querin. Oggi l'arrivo qui del Friuli su un territorio, in una località come Magnago, veramente importante, molto bella. Sì, Magnago è un territorio accogliente per quel che riguarda l'attività sportiva. Il turismo si coniuga perfettamente con quella che è la conformazione del nostro territorio, non solo di questa piazza molto grande e proprio adatta ai grandi eventi, ma anche proprio all'ambiente naturalistico anche. Penso e spero che anche i ciclisti abbiano apprezzato tutto il nostro patrimonio e la bellezza che questo territorio può offrire. Il vostro impegno col ciclismo è sempre molto forte, dal Giro d'Italia fino agli amatori. Partenza di una tappa del Giro d'Italia, e due anni fa, l'anno scorso la Coppa del Mondo di Paraciclismo e poi quest'anno due eventi importanti come il Giro del Friuli Amatori e quello appena passato a maggio, il Giro del Friuli Juniores. Due eventi internazionali che vedono di nuovo Magnago protagonista, e quindi ci auguriamo che anche in futuro questa diventi e continui ad essere una piazza attrattiva. Siamo bandiera arancione del Touring Club proprio perché siamo un territorio accogliente e attrattivo, quindi speriamo anche per i turisti e sportivi. Siamo con Michele Pitacolo. Michele, terzo ieri nella prima tappa, oggi ancora vicino secondo in questa tappa, c'hai una grande condizione di forma, però sappiamo anche che c'hai tanta rabbia, Michele. Ma finito questo giro e non per divertirmi, ma per cercare di tornare a raggiungere una serenità mentale che in questo momento non ce l'ho. Purtroppo speravo di andare a Rio, ma la delegazione nazionale mi ha fatto prima riserva. E quindi, sai, tu sei stato un ciclista e questa cosa fa un po' male. E la condizione c'è, come hai visto te, ieri ho fatto terza, oggi un bel secondo posto. E cerchiamo di andare avanti su questa strada e cercheremo di trovare nuovi obiettivi. La nostra zona, il nostro territorio, ecco, con la nostra storia, e che sarà comunque un bel ricordo da portare.
abbiamo visto queste prime immagini con il consiglio comunale di Maniago che ha ospitato il team Doha Qatar e con una cerimonia di premiazione proprio per rendere omaggio alla presenza di questo team nel Giro del Friuli. Siamo nella piazza centrale proprio di Maniago, fasi di preparazione, foglio firma, ci si sta preparando per questa terza tappa che porterà da Maniago a Forni di Sopra, una tappa di 75 km 500 metri molto impegnativa con due salite importanti, una è quella del Passo del Rest e poi l'arrivo finale a Forni di Sopra passando da Sella Cima Corso, Forni di Sotto e poi Forni di Sopra. E fasi iniziali della gara, piovigena, c'è il rischio della pioggia verso Forni Sopra ma anche verso il Passo Rest, quindi tappa veramente difficile e impegnativa per i corridori. In maglia rosa sempre Luca Lai, vincitore della prima tappa. Nella seconda Maniago, altro arrivo allo sprint con la vittoria di Maurizio Gava, però a pari tempo. E qui siamo proprio con le prime rampe del Passo Rest, 10 km di salita, controllo nelle prime posizioni dei corridori, degli scalatori che puntano a vincere questa terza tappa importantissima per quanto riguarda la classifica generale. Fasi e momenti importanti, vediamo Niki Giussani del Team Sister Car fare il passo e l'andatura per il proprio compagno di squadra. E qui gruppo allungato, abbiamo visto nelle prime posizioni anche Igor Zanetti fare l'andatura, qua si sta formando un piccolo gruppetto di 5 corridori al comando e sono Igor Zanetti, c'è anche Del Ponte, poi Chiminello, Lan, Gregor, e veramente un gruppettino ben assortito. E qui vediamo al Gran Premio a Montagna allungare Igor Zanetti del team Veloclub Romagna che va a vincere questo Gran Premio a Montagna. Vediamo che si appresta a mettere la mantellina, sta iniziando anche a scendere la pioggia in modo forte e insistente. Qua siamo nella discesa impegnativa, quella del Passo Rest, una discesa stretta con molti tornanti e curve anche veloci, ma sta iniziando a piovere veramente in modo forte e deciso. E vediamo l'attenzione dei corridori nell'affrontare la discesa. Qui siamo sempre sulla testa della gara con Igor Zanetti che ha allungato e ha guadagnato in discesa in modo veramente importante. Ci stiamo portando sulla salita finale, quella che porta a Forni di Sopra, attraversando Ampezzo, Sella di Cima Corso, Forni di Sotto e poi Forni di Sopra nel finale. Vediamo all'inseguimento di Igor Zanetti, abbiamo visto i vari corridori da Castelnuovo Paolo a Del Ponte Federico, Andrea Chiminello, La Gregor, veramente un momento difficile della gara perché sta diluviando. Vediamo veramente anche questo tratto di discesa che porta nel tratto di Sella di Cima Corso verso Forni di Sotto. Siamo nell'attraversamento della galleria, Igor Zanetti che sta continuando con un passo veramente importante e lanciato, mantiene un importante vantaggio nei confronti dei suoi inseguitori. E qui siamo ormai agli ultimi 200 metri, siamo a Forni di Sopra con la vittoria di Igor Zanetti del team Veloclub Romagna che va a conquistare questa terza tappa Maniago Forni Sopra per 75 km. Una giornata veramente sfortunata per il tempo con la pioggia. Qui vediamo i vari arrivi, quelli di
Castelnuovo Paolo, di Dal Ponte Federico, Chiminello Andrea, la Gregor, poi gli uomini del team System Car. In questo momento vediamo veramente un gruppetto con tre corridori del team Lombardo, ma andiamo a sentire il vincitore e sindaco di Forni di Sopra.